Un saluto a tutti gli amici di appsparadise.it. Quest'oggi per la prima volta in compagnia di un tablet 7 pollici, a breve ne andremo a provare anche un altro, rilasciato in grazie all'ufficio stampa HP, il quale ringraziamo molto anche per la loro serietà. HP Slate 7, il tablet che andremo a provare oggi, andremo a fare questo unboxing, soprattutto di ringraziamento verso HP Italia. Possiamo vedere che la scatola è molto grande, in cartone, vediamo che non abbiamo particolari specifiche sui lati della confezione, come potete vedere, e anche il retro non abbiamo particolari informazioni. Andiamo quindi subito ad aprire la confezione, dove troviamo il tablet, che andremo a vederlo dopo. Troviamo a destra, in questa confezione di cartone, l'alimentatore. La presa italiana e inglese, che possiamo sostituire a nostro piacimento, con l'alimentatore, vedete, e la connessione USB, se riusciamo a toglierlo, comunque USB con l'alimentatore. Andiamo a metterlo un attimo di lato, mentre sotto abbiamo tanta manualistica. Sono in tutte le lingue, ma abbiamo tutta la manualistica presente qua, quindi i vari inizi rapidi e garanzia e quant'altro. Andiamo a togliere ora la confezione, che non ce l'ha nient'altro. Come avete visto sulla confezione vi è il logo Beats Audio, perché questo tablet possiede l'ottimizzazione Beats, che purtroppo però non possiede anche delle cuffie auricolari presenti nella confezione. Andiamo quindi ora subito a vedere il tablet, facendovi inizialmente vedere un attimo un po' come è costruito, per poi dirvi le caratteristiche tecniche. Partiamo subito un attimino da dirvi l'altezza di questo tablet, perché è 119 mm per 115,8 per 10 mm di spessore, per un peso di 135 grammi. La costruzione è bella, a me convince particolarmente, parlando comunque che è un tablet dalla fascia di prezzo bassa. Se non erro 159 euro di listino, ma online si può trovare anche a meno. Vedete, adesso noi abbiamo l'esemplare rosso, dove il retro è molto bello, leggermente gommato, con il logo HP. Abbiamo nel retro quindi anche la possibilità di una fotocamera che non presenta autofocus, non presenta LED flash, ed è una fotocamera da 3 megapixel. Abbiamo dietro il logo quindi Beats Audio, oltre che Slate 7. Sul lato sinistro, bella anche questo lato argentato, che è presente in tutto il lato del terminale, dove abbiamo il bilanciere del volume, molto bello, ben realizzato, con impressione di solidità. Per quanto possa dare impressione di solidità i pulsanti laterali di un tablet, ma mi hanno convinto al tocco. Sopra, blocco-sblocco, espansione dell'USB, scusate, espansione di memoria, che è situata sopra, perché il retro non è apribile. Retro che cela anche una batteria, agli ioni di litio ha una cella da 3620 mAh. Abbiamo quindi il jack audio sopra, lateralmente non abbiamo niente, mentre sotto abbiamo le doppie casse, che sono stereo, quindi funzionano entrambe. Non vi è, ad esempio, come ad esempio nei Nexus, in G2, che abbiamo due casse come iPhone, funziona solo una, qua funzionano entrambe. E la porta per caricare il telefono, micro USB. Davanti abbiamo delle cornici che sembrano abbastanza grosse, ma nulla di penalizzante. In fin dei conti è pur sempre un tablet che, per quanto riguarda dimensioni, non è affatto grosso, quindi tutto sommato va bene. Con la fotocamera frontale da 0.3 megapixel, e i pulsanti sono direttamente sul display. Ovviamente è presente Bluetooth, Wi-Fi, solo Wi-Fi nella nostra versione che abbiamo in prova. E parliamo di display.
TFT da 7 pollici, capacitivo fino a 5 punti, quindi che riconosce fino a 5 dita contemporaneamente. Sapere questi dati non è particolarmente utile a noi, nel senso sapere quante dita prende contemporaneamente, perché alla fine non useremo sicuramente 5 contemporaneamente, ma risoluzione 1024x600 pixel, che dovrebbe garantire una definizione intorno ai 170 pixel per pollice. Ora non ho fatto il calcolo, vado un po' a occhio. Abbiamo inoltre la memoria, è da 8 GB in questo esemplare, espandibile comunque, è libera l'utente se non erro entro verso 5, perché ho già provato ad accenderlo in precedenza, perché mi è arrivato 2 giorni fa, non sono ancora riuscito, sono riuscito solo ora a fare il video unboxing. E il processore è un dual core da 1.4 GHz ed è un ARM A9, un ARM Cortex A9, quindi architettura abbastanza buona. Nei prossimi giorni andremo a provarlo in modo più approfondito e andremo comunque a fare i nostri video, il nostro video per quanto riguarda Focus Giochi e Focus Benchmark. Ultimamente lo stiamo facendo più Focus Giochi e Focus Benchmark del solito, per il semplice fatto che avendo meno tempo per provare, avendo meno terminali da provare, perché non abbiamo molto tempo per andare a procurarceli e quant'altro, cercheremo di approfondire di più i terminali che avremo in prova. Per il momento è tutti, un saluto da Sergio per appsparadise.it.